La chiesa del Sacro Cuore di Gesù di Trapani, nella centralissima via Faradella, è addobbata in festa e la comunità guidata dal parroco Don Salvatore Grignano ha organizzato una settimana di grandi eventi religiosi, culturali e ricreativi. Sabato scorso, dopo la Santa Messa, c'è stata la scennuta della secolare statua del Sacro Cuore alta circa 2 metri, poi l'apertura del villaggio dell'artigianato e quindi la commedia teatrale nel cortile. Ieri, domenica, nella mattina è stata benedetta la tela che rappresenta Santa Margherita Maria, posizionata accanto al Sacro Cuore. Della Santa vi è anche una piccola reliquia esposta in questi giorni di festa. I festeggiamenti continueranno anche fino a venerdì 7 giugno. Ogni giorno la chiesa è aperta per fare il percorso giubilare e lucrare l'indulgenza plenaria e la messa è ogni giorno alle 19. Stasera alle 21 ci sarà il Rovetto Ardente e il percorso giubilare comunitario. Domani sera la commedia con l'associazione Tra Due Mari. Mercoledì 5 una grande serata di spettacolo con vari artisti locali che canteranno, suoneranno e danzeranno per la Notte del Cuore. All'interno della serata saranno consegnati 3 premi speciali: Rendere amore per amore, persone che rendono amore per amore del prossimo. Giovedì vigilia ci sarà una conviviale comunitaria di dolci, mentre venerdì 7 giugno è la solennità del Sacro Cuore di Gesù con un giorno ricco di eventi. Alle 9 il giro dei tamburini Trinacria, alle 11 la Santa Messa con i parrochi della città. Nel pomeriggio alle 18, nel cortile dietro la chiesa, la Santa Messa è a seguire la processione del Sacro Cuore di Gesù, il quale non usciva per le vie della città dal 1969. Dopo aver percorso le vie principali del territorio, intorno alle 21:30 si chiuderanno i festeggiamenti davanti alla chiesa con la consacrazione e i giochi d'artificio sul terrazzo della chiesa. L'anno giubilare del Sacro Cuore proseguirà fino al prossimo anno con una serie di appuntamenti mensili che si organizzeranno in parrocchia.